Diciamo che chi non conosce se stesso non può conoscere gli altri. Chi non si è guardato bene dentro, chi non si è visto bene dentro, chi ha mancato a prendere coscienza di sé, non può vedere bene neanche fuori. Non può neanche riconoscere gli altri chi non ha riconosciuto se stesso. Quindi vediamo che questa relazione io e gli altri nel gioco della vita è perenne. Mai c'è stato un tempo in cui noi non abbiamo avuto relazioni. Ci possono essere momenti in cui le relazioni si diradano, altri momenti in cui le relazioni si intensificano, talvolta avere ottime relazioni, ispiranti, amorevoli, altre terrificanti, desiderare di estinguere le relazioni, ma la relazione è parte della nostra vita. Noi non siamo monadi isolate, come diceva il buon Leibniz nel 600. Noi non siamo degli esseri chiusi ermeticamente in sé. Non possiamo vivere, non possiamo essere felici. La felicità è condivisione, la felicità è relazione. La felicità è sentirsi in relazione con chiunque. Possiamo essere anche in una grotta sull'Himalaya o sull'Appennino tosco-emiliano come stava San Damiano o in quel crudo sasso intratevere Arno dove stava Francesco quando alla Verna si era andato a cercare questo posto su quell'Appennino Aretino, per entrare ancora più in comunione con il tutto che include tutte le creature, beato simi signore con tutte le creature. E questo è il senso, che quando noi siamo in questa presa diretta con il tutto, siamo immensamente felici. La felicità non viene dalle cose, la felicità è già dentro di noi. Solo che noi non conosciamo la nostra interiorità, perché il mondo, la società, i popoli, le genti, come dicevano una volta, sono tutte estrovertite, tutta la ricerca farneticante dei tesori che sono fuori, e non ne troveranno mai, e saranno sempre contesi quei tesori che sono esteriori, e poi non si possono acquisire permanentemente, perché in questo tipo di coscienza esteriorizzante siamo soggetti alla morte, alla vecchiaia, e perché coloro che hanno invece una realizzazione spirituale non sono soggetti alla morte, alla vecchiaia, no, assolutamente. Ovvero è necessario chiarire che chi muore è il corpo. E chi non è identificato con il corpo non vede quella spaventosa tragedia di coloro che non hanno altra realtà che quella corporea. A che cosa serve la meditazione? A liberarci, ad esempio, dai pensieri disturbanti, liberarci da false credenze, liberarci da errori che compiamo passo dopo passo nelle opinioni che ci facciamo, e noi siamo responsabili delle nostre opinioni, siamo responsabili dei nostri giudizi, siamo responsabili sempre, di giorno e di notte, siamo responsabili dei nostri pensieri, dei nostri desideri. E io conto in questo giorno e mezzo di farvelo toccare. Non solo di farvelo vedere, proprio di farvelo sentire, che è molto di più che vedere. Infatti, probabilmente, tutto questo lo realizzerete con gli occhi socchiusi. Visualizzazione meditativa. La visualizzazione è un darshan. È la visione di una ulteriorità. E infatti, per accedere a questa visione, occorre fare dei passi, una preparazione. Ed è un dono che una volta ricevuto
arricchisce per il resto della vita, a meno che qualcuno non si danneggi così tanto con sostanze tossiche, con attività empie, perché tutto questo, vedremo, si ergerà come un ostacolo nel nostro incedere verso la perfezione, verso la luce, quindi con progressiva illuminazione. Non è una verità esclusiva della civiltà indovedica. I greci avevano un'affermazione di questo tipo, poi era molto diversa la epistemologia, il discorso sul metodo sarebbe lungo ora entrare in questa prospettiva comparatistica, ma avevano però la visione. Nel Tempio di Apollo a Delfi, nel Prontespizio, c'era proprio inciso nella roccia, nella pietra, conosci te stesso. Se uno non conosce se stesso, non può conoscere nessuno. Sono chiacchiere tra sconosciuti. A volte tra sconosciuti si sposano, a volte tra sconosciuti fondano un partito o una scuola d'arte o una scuola di pensiero, di filosofia, di psicologia, di sociologia. Fanno assieme un lavoro, poi scoprono che non sono mai conosciuti. Scoprono che una certa freddezza non è stato possibile superarla, proprio perché non sono mai entrati veramente in una relazione. Ma che sto facendo io in questo momento? Sto introducendovi all'esperienza di visualizzazione meditativa yoga. Vi sto introducendo, ed è importante avere una visione del mondo, una visione dell'universo in cui ci troviamo, una visione di chi siamo. Io sto introducendovi a questa visione. Che sto facendo io adesso? Vi sto preparando. Sto preparandovi a questa esperienza. Si dice che chi cerca trova. Beh, io mi sono sentito di intervenire in questo detto popolare e ho scritto: chissà cosa cercare, trova più facilmente. È quello che io sto facendo con voi. Vi sto dando tutte le indicazioni perché troviate la via che vi indico, ma voi, se avete già acquisito dei dati, una formazione, seppure molto rapida, però ci torneremo sopra. Come dire, i primi tre passi si fanno tra oggi e domani, ma quando questi primi tre passi sono già orientati nella giusta direzione, poi diventa molto piacevole fare i successivi fino alla meta, che è l'amore. La meta è l'amore, non un amore indistinto, non un amore impersonale, un amore che è capace di esprimersi nei confronti di tutti e nei confronti di ciascuno.